È uno spettacolo che ha avuto come idea principale proprio questo, la maniera in cui nel tempo la parola ha subito un depauperamento, soprattutto nel linguaggio dell'amore. Spogliati nel tempo, scritto e interpretato dall'attore e regista pisano Renato Raimo e dalla pianista Isabella Turso, usa le lettere d'amore dei grandi del passato come Mozart o Frida Kahlo e del presente per farci vedere come è cambiato il modo di dire ti amo al tempo degli smartphone. La velocità con cui oggi noi scriviamo ti amo, talvolta accompagnato da un cuoricino che sorride o da un faccino, rischia di arrivare troppo presto, di essere spogliato in un lampo di desiderio e disincanto. Come escursione nel linguaggio, Spogliati nel tempo è stato scelto per chiudere a Nizza in Francia e nel Principato di Monaco la settimana della lingua italiana dedicata quest'anno all'italiano e la rete, ma è anche un viaggio nella musica. Ho cercato di ripercorrere l'evoluzione del linguaggio musicale da Mozart ai giorni nostri, anche attraverso a brani scritti da me. Sotto accusa non è la velocità ma la mancanza di poesia. Non è un giudizio, purché sia pieno di contenuto, il linguaggio d'amore è sempre giusto. 3. Inviato.